Allora, buonasera a tutti. Cominciamo tra qualche minuto. Carlo non credo che abbia bisogno di presentazioni. Forse ha bisogno di qualche piccolo commento, il contenuto della tua relazione di oggi, che è un argomento questo dei, diciamo, nuovi metodi formativi, chiamiamoli così, legati alla rivoluzione digitale, che credo che sia un tema estremamente importante per il futuro della scuola e dell'università, e a cui forse oggi non è che diamo l'attenzione che questo argomento merita. Io credo che proprio in questi anni nelle nostre aule entrano i primi studenti che sono nativi digitali. E quindi questo ci deve far riflettere perché, oltre ad aggiornare i contenuti dei nostri processi formativi, dobbiamo forse aggiornare anche i metodi e quindi anche gli strumenti che noi adottiamo. E Carlo, che è stato, diciamo, oltre ad essere un grande scienziato, è stata una persona sempre molto attenta al mondo della scuola, smentendo quella opinione comune che chi è un grande ricercatore non si interessa delle cose che considera banali, anzi, si dedica molto di più. A queste cose, ha sempre seguito questi argomenti e oggi è anche impegnato, in questo grande progetto che noi abbiamo, che è Federico nella scuola, proprio perché uno dei temi che io credo noi dobbiamo, affrontare con maggiore determinazione è questo sempre più forte gap che esiste tra i ragazzi che entrano nelle nostre aule, soprattutto nel primo anno, e quello che noi ci aspettiamo da loro, alimentando il tema della dispersione universitaria, che credo che oggi è uno dei grandi temi. Noi ci preoccupiamo molto di quanti sono gli studenti che entrano nell'università, ci preoccupiamo meno che un quarto di questi studenti già nel primo anno se ne vanno. E quindi questa è una perdita di un patrimonio molto grande che, è un altro divario. Perché c'è una grande differenza purtroppo tra il nord, il centro e il sud, cioè c'è quasi il doppio della dispersione nel mezzogiorno rispetto a quello che avviene nelle regioni del nord. E questo percorso viene da lontano, dai grandi progetti sulle lauree scientifiche, cioè Guido qua, quindi gli passo subito il microfono, perché credo che proprio il primo indicatore di qualche difficoltà, diciamo, di approccio è stato già il periodo in cui c'è stato un grande calo di iscrizioni proprio nelle lauree più propriamente scientifiche. Oggi si parla tanto di lauree STEM, che all'epoca insomma erano la matematica, la fisica e la chimica, e che poi con un'azione molto mirata questo calo è stato prima fermato, poi c'è stata una grande inversione di tendenza. Questo testimonia che se si lavora sulla scuola, se si lavora con la scuola, alla fine si possono ottenere dei risultati molto importanti. E quindi perciò credo che il nostro impegno, l'impegno di Carlo e di tutto il gruppo di lavoro che sta facendo tanto, abbiamo avuto la chiusura del primo anno con un grandissimo successo di Federico nella scuola, sia l'indice, insomma, della necessità di lavorare sempre di più in questo, diciamo, rapporto, e anche di lavorare sempre di più sugli studenti prima che entrino all'interno dell'università. Adesso lascio la parola a Guido, non solo perché lui storicamente ha seguito questi temi, penso da 15 anni, ma poi perché lui è un matematico vero. Io sono un matematico un po' finto da ingegnere. È vero, è vero. Grazie Gaetano, sono molto contento, un saluto velocissimo, che Carlo è persona di chiara fama, come si usa dire, che come sottolineava Gaetano, a parte essere un ricercatore di fama internazionale, ha sempre avuto un grandissimo impegno nella divulgazione, penso per esempio ai suoi rapporti con Città della Scienza, dove ha molto operato. Quando è nato Futuro Remoto lui era già là. E poi il grande lavoro che fa con le scuole, coinvolgendo tutti noi, perché poi queste forme di entusiasmo sono infettive. E quindi lo ringrazio, è un grande lavoro che fa, sarebbe da fare un lungo discorso sull'insegnamento della matematica, che secondo me è troppo pallosa, così come viene insegnata nelle scuole. È ingessata.
è formale, è stucchevole. E invece la matematica si può insegnare in una maniera molto stimolante, molto gradevole, ma è più faticoso. Perché poi la differenza è questa. Non è che la gente li insegni in maniera noiosa, perché la gente è noiosa, no, perché si fatica di più. È un po' come chi insegna Dante, no? Quando uno insegna Dante, pensa a Mazzucchi. La gente che c'è la barba, però se tu invece sai un pochettino vivacizzare, la gente la barba non gli cresce. Se non gli cresce la barba, cioè si appassiona, studia e si interessa. Presentare Carlo è un grande piacere, perché in fondo io e Carlo siamo, rappresentiamo, e chiudo, una straordinaria eccezione. Vi dico perché: ci siamo laureati nello stesso giorno, abbiamo vinto lo stesso concorso di assistente, abbiamo vinto lo stesso concorso a carte e non abbiamo ancora litigato definitivamente. C'è ancora qualche anno di tempo, però io mi sento di escluderlo. Buon lavoro. Il laser è quasi, benissimo. Allora, grazie per le vostre parole, gentilissime, e vorrei ringraziare il professore Gaudio, che è ammalato, purtroppo non è presente. Lui è l'organizzatore, l'anima di questa iniziativa, che è la sua 13ª edizione. Poi ci sarà a un certo punto un piccolo flashback che riguarda una cosa un po' vecchia che ho trovato proprio oggi a casa mia, riguarda una trasmissione del Costanzo Show in cui io sono andato a difendere la matematica. Ho trovato un pezzettino che vi voglio mostrare per far vedere che questa mia passione nasce da parecchio tempo indietro. Bene, allora veniamo proprio con alcuni dati che ci dicono dal 90, alla fine degli anni 80, al 2000 ci fu una preoccupante decrescita delle immatricolazioni nelle materie scientifiche dure, cosiddette, chimica, fisica e matematica, che calarono del 43, del 56 e del 63%, passando, come vedete, a questi numeri qui, tra l'altro in un periodo, in un'epoca in cui anno per anno le iscrizioni universitarie aumentavano. Quindi il fenomeno era estremamente preoccupante. E fu allora che la comunità dei matematici, collaborando con il Ministero, riuscì poi, dopo una serie di operazioni, a invertire la tendenza. E vedete infatti che nel 2015, dove invece si riscontra una decrescita delle iscrizioni universitarie, le iscrizioni in chimica, fisica e matematica sono aumentate. Sono aumentate, ecco, questo qui, chiedo scusa, ma forse devo dirigere verso, per andare avanti. Ah, non l'ho acceso, semplicemente non l'ho acceso. Se fossi stato un ingegnere l'avrei acceso sicuramente. Grazie. Vabbè, quindi in effetti ci fu il progetto Lauree Scientifiche, che proprio di cui in questa settimana abbiamo presentato i risultati in una manifestazione molto bella che si è svolta a Monte Sant'Angelo, e devo ringraziare il professore La Pegna per essere lui adesso a portare sulle spalle il fardello del piano Lauree Scientifiche per la Matematica al Sud. E che cosa è accaduto? Che le materie solitamente etichettate, la matematica come inutile, la fisica come incomprensibile, la chimica come dannosa, fortunatamente siamo riusciti, io credo, ad allontanare questi slogan. Per cui il piano Lauree Scientifiche, vedete, ha incontrato dei numeri veramente notevoli e lavora con molta serietà. Alla fine, quando si fanno i rendiconti, vengono gli studenti e dinanzi a noi espongono. Naturalmente qualcuno critica, qualche mio caro amico anche, dicendo, vabbè, questi sono preparati alla lezioncina, vengono qua e dicono. Prima di tutto, non è banale. Secondo, a noi, che abbiamo un certo orecchio, un certo naso, non sfugge tra questi di creare una piccola graduatoria, e questo può essere utile a noi e a loro. L'anno scorso però è nata, parlava il rettore Manfredi, a Napoli un'iniziativa secondo me molto importante, che riguarda numeri molto maggiori, perché sono state messe in campo
niente meno che l'area umanistica e l'area tecnologica, quindi grandi numeri delle immatricolazioni, e una commissione che è stata costituita dal rettore e prorettore, io vi ringrazio sempre per questa iniziativa, e ha visto una collaborazione con un paio di colleghi che veramente sono amici molto cari e voglio nominare perché hanno dimostrato una capacità veramente notevole di portare avanti il nostro discorso, il professore Piero Salatino, che è presidente della scuola di Politecnica e delle scienze di base, e il professore Mazzucchi della facoltà di lettere. Abbiamo coinvolto direttamente il direttore dell'ufficio scolastico regionale ed è questo che ci dà qualche chance in più per poter avere l'attenzione dei presidi, cioè dei dirigenti scolastici e degli insegnanti. E ora un attimo, un piccolo spazio pubblicitario. Quest'anno parte la laurea in magistrale in ingegneria e matematica e qui la dobbiamo a due o tre persone che hanno avuto molta costanza: Enzo Ferone, Gioconda Moscariello e Piero Salatino, ovviamente tutti altri membri della commissione, però è a loro che dobbiamo questa nuova manifestazione di interesse per le applicazioni della matematica. Noi siamo sicuri che veramente già ci sono dei riscontri, che avrà un certo successo. Contemporaneamente il ministro Giannini ha ripreso, perché non è stato da lei istituito, ma ha ripreso il piano nazionale scuola digitale per il lancio di un ingresso dell'innovazione digitale nella scuola, non solo nel campo amministrativo, che poi vedremo, ma anche nel campo della didattica. Lo slogan, ancora una volta uno slogan, non più la classe il laboratorio, ma il laboratorio in classe. Ma cos'è questo laboratorio? Cos'è il laboratorio di matematica? Non va inteso soltanto come un luogo fisico attrezzato, perché anche questo, diciamo, specialmente in università antiche, storiche come la nostra, ci sono dei pezzi da museo che noi conserviamo che riguardano le forme geometriche più complesse che furono realizzate dai nostri antecedenti, ma come un momento in cui lo studente, sapientemente guidato dal docente, fa delle osservazioni sperimentali di natura geometrica o anche di natura estetica su oggetti e fenomeni matematici, cerca di interpretare i risultati e insieme ai compagni si avvale dell'argomentazione logica di cui deve essere in possesso, come cerchiamo di dimostrare, per avanzare nello studio della matematica insieme ai compagni e ai docenti. Ora, qualche cifra ancora, poi a un certo punto vedremo che io shifto sulla matematica, perché ovviamente le scienze mi interessano tutte, la prima scienza che mi ha interessato è l'astronomia, come ricordava prima Guido, perché è la scienza che diciamo più immediatamente un ragazzino anche di 7-8 anni può apprezzare. Ma quindi arriveremo alla matematica tra breve. Vedete che dei 33.000 plessi scolastici italiani e delle loro circa 330.000 aule, il 70% attualmente è in rete, il 45%, secondo me sono dei numeri eccezionali, non credo che all'estero siamo a questo, c'ha la LIM, la lavagna luminosa. Quest'anno io ho fatto una grande esperienza che metterò nel prossimo curriculum che mi chiedono di fare, e cioè nell'ambito di un'iniziativa Università Federico II Regione Campania, Orizzonti Matematici è un altro progetto che ci ha fatto entrare nelle scuole. Io ho fatto 15 ore di lezione agli studenti della prima e della seconda classe dell'Umberto di Napoli, che poi era la mia scuola, quindi ci sono andato con piacere. Invito tanti colleghi a fare la stessa cosa, perché c'è anche questa componente che ci può alle volte diciamo stimolare. E ho trovato la LIM, che è una cosa fondamentale, è da lì che viene l'idea di come si possa modificare l'insegnamento. Poi ci sono 65.000 laboratori e adesso, diciamo, pian piano, ecco, si sta con l'osservatorio tecnologico che è collegato a un gruppo di lavori interministeriali in cui ho l'onore di essere, per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica, si sta monitorando anche ecco, vedete, si sono... addirittura quasi il 100% degli istituti scolastici ha il sito web, dico, 5 anni fa non mica ce l'aspettavamo una cosa del genere. Poi ci sono dei dati che io voglio mettere in evidenza perché sono un pochettino negativi, e allora l'indagine, vedete, Oxe Talis 2013 ci dice che su risposta 40% dei docenti italiani si dichiara impreparato alla didattica digitale. E qui dobbiamo fare qualcosa, in confronto al 20% della media OCSE.
come anche, e questo però credo che lo sappiamo moltissimi, molti, hanno più di 50 anni o più del 60% degli nostri insegnanti, mentre la media OCSE è 35%. Ecco, e poi vediamo che usano poco ancora il computer, quindi c'è la LIM ma non viene tanto usata, devo dire che vantavano di non capire niente in matematica, no? A me è capitato solo in Italia veramente, ma io sono stato poco all'estero, bisogna dire questo. Il rapporto tra, pensate che cosa dovettero scoprire, sto parlando del 500 a.C., cosa dovettero scoprire? Che il rapporto tra la diagonale, vado brevemente, del quadrato e il lato, che è circa 1,4, 14 decimi, non è esprimibile esattamente mediante nessuna frazione. Non c'è una frazione che esprima quel rapporto. Come si dice in termini un po', a me non piace tanto, lo dico però perché così le prove oxepisono, quando c'è l'eclissi di luna, ieri sera c'è stata l'eclissi di luna, ieri sono state le prove oxepisa, fortunatamente questo lo stiamo cambiando, fortunatamente adesso c'è una sensibilizzazione maggiore, e gli stessi ragazzi, devo dire, i nostri ragazzi abituati a finalizzare al voto immediato il loro impegno, vedevano questa storia, nessuno era convinto, nemmeno gli insegnanti, nemmeno i dirigenti, adesso invece le cose stanno cambiando perché sta nascendo una sensibilità. Carlo, vabbè, innanzitutto complimenti, volevo farti una domanda che è questa. È evidente a tutti noi e a tutti quelli presenti in questa sala che la dimostrazione è il cuore della matematica. La matematica è la dimostrazione. Ma la didattica è un'altra cosa, secondo me. Per cui, e vorrei sapere la tua opinione su questo, io ridurrei praticamente a zero il numero di dimostrazioni, raccontandola alla matematica e facendone alcune, facendo capire appunto che la congettura di Goldbach non si può dire che è vera perché non c'è una dimostrazione. Cioè, la tradizione, anche nostra, anche tu ti ricordi il nostro esame di istituzione di analisi superiore, è roba da morire, 2000 dimostrazioni. Secondo me tutto questo è fuori dai tempi, anche perché i ragazzi sono più abituati a sperimentare, e così come, mo magari Mazzucchi diviene un coccolone, ma si allontanano dal romanzo a favore del racconto, perché il tempo moderno porta alla sintesi, no? Allora, la dimostrazione allunga e appesantisce, mentre si deve raccontare, secondo me, la matematica, anche attraverso giochi. Tu che ne pensi? No, io sono d'accordo, l'importante è appunto distinguere tra alcuni enti della matematica. Per esempio, quante volte ci capita all'università che viene un studente, professore, io chiedo il teorema di Rolle, professore, volete la definizione del teorema di Rolle? L'enunciato del teorema, una cosa sono le definizioni, una cosa sono gli enunciati, una cosa sono i problemi. Ecco, questo deve essere chiaro. Importante dire, guardate, questo è un teorema, si dimostra, e poi metterei soltanto poche dimostrazioni, come dici tu, dipende dal livello in cui ti trovi, nella classe, dal corso di laurea, eccetera. Sono pienamente d'accordo. A proposito della dimostrazione dei ragazzi americani, sì. Allora, a proposito della dimostrazione, cioè in effetti in quel caso l'utilizzo di uno strumento informatico è del tutto inutile, perché potevano tranquillamente fare la dimostrazione carta e penna. Cioè l'idea della dimostrazione che poi hanno proposto al loro docente affinché fosse raffinata con l'induzione matematica, in realtà potevano disegnarla anche sulla sabbia, potevano disegnarla su un foglio di carta mentre seguivano la lezione. Cioè non mi sembra un esempio significativo in cui c'è un grosso vantaggio dall'uso delle tecnologie, non per demonizzarle, perché i ragazzi le usano tutti i giorni nella vita quotidiana, e inserirle in qualche modo nella didattica non può che far bene, però magari non affrettarsi troppo ad osannare degli esempi che mi lasciano un po' perplesso, sinceramente. E poi sul fatto del linguaggio da adoperare, credo che sia fondamentale per la matematica, per tutte le scienze, un certo rigore. Sminuire queste cose, il rigore delle dimostrazioni, non credo che sia una via utile per migliorare la qualità dell'insegnamento. Allora cominciamo con la seconda osservazione. Non ho minimamente detto, grazie a lei, non ho minimamente detto che bisogna sminuire il rigore delle dimostrazioni. La dimostrazione va considerata come una cosa sacra.
Se non si può fare perché non c'è tempo, si dice non si fa. Per quanto riguarda la cosa di prima, invece, l'esempio di prima, io non mi sono spiegato bene probabilmente, quando ho detto che il computer gli è servito a misurare, cioè loro non hanno dimostrato che quella proiezione dava un terzo facendo la dimostrazione per la similitudine dei triangoli. È proprio un'altra cosa, hanno dimostrato usando il loro calcolatore che la distanza che veniva tra l'estremo di sinistra era un terzo. Quindi il computer, diciamo, gli ha semplificato moltissimo la vita. Forse se avessero avuto la riga, eccetera, ci avrebbero messo un'ora, finiva l'ora e magari il professore nemmeno si sarebbe accorto di quello che loro hanno fatto. No, volevo aggiungere una cosa a quanto detto da Guido. Sarebbe anche molto interessante spiegare agli studenti come la matematica viene utilizzata in tante altre discipline scientifiche, penso alla biologia, alla medicina, e voglio dire, infatti, quindi aprire orizzonti, ecco, non lasciarla sterile a se stesso. Diciamo che ogni argomento va presentato, questo per chi ha collaborato con me, compreso Antonio Sforza che è qui, Maria Rosaria Posteraro, in questi lavori che abbiamo fatto, ogni argomento deve essere preceduto da una presentazione. Presentazione che poi deve diventare anche possibilmente accattivante, e se anche non è possibile dettagliarla, dire questo ha portato all'attacco. Questo ha portato alla risonanza magnetica, questo ci fa guardare adesso con le triangolazioni il GPS. Cioè, tutte queste cose sicuramente meritano di essere dette per attirare l'attenzione dei giovani. Perché... Innanzitutto, ovviamente, volevo ringraziarti per questa utile sollecitazione, anche per la bellezza con cui l'hai portata avanti. Ho due riflessioni o richieste su riflessioni. La prima è mi aiuto con una piccola storiella che rende il problema che voglio trattare abbastanza comune anche ad altre diciamo nazioni. La storiella è questa: una cassa di un supermercato con una bella scritta non più di 5 items. Arriva un ragazzo, uno studente, con un carrello pieno. E allora la commessa la guarda e fa: tu o sei di Harvard e non sai contare, o sei di MIT e non sai leggere. Allora la riflessione è questa: in Italia o si è portati per la matematica o si è, come diceva Camilleri, estranei alla matematica e quindi versati nelle scienze umane. Io credo che se alimentiamo anche dal versante della matematica il fatto che siamo verso le scienze e trascuriamo la cultura umanistica, rischiamo di fare un errore in prospettiva di uguale portata. La nostra esperienza di docenti ci insegna che quando gli studenti hanno una formazione il più generale possibile, sono pronti poi a ricevere in modo corretto le sollecitazioni, anche se non hanno avuto un buon insegnante di matematica alle spalle. Questa è la prima riflessione. La seconda invece è sul versante della matematica italiana, a cui io sono affezionato proprio come impostazione. Mi trovai a sentire le lezioni di Olzak, che è un matematico applicato, che buttò fuori una serie che era divergente e dice: adesso sommiamo questa serie, e cominciò a ragionare con esempi e con modalità diciamo appoggiandosi a casi pratici, creando, almeno io che avevo un'impostazione un po' enunciato, dimostrazione, uno scompenso e il rischio di dire: beh, io so fare questo perché mi ha insegnato il trucco, ma poi se devo fare un'altra cosa in cui non so il trucco, come faccio a generalizzare e passare al passo successivo? Allora, però c'è anche qui il discorso, io lo vedo nelle facoltà di ingegneria. Se insegniamo solo la matematica degli enunciati e delle dimostrazioni, e come dice Guido, rischiamo di perdere quell'aggancio alla praticità che richiede la soluzione dei problemi. Allora anche qui uno sforzo, io credo, si deve fare sui due versanti per stimolare una matematica applicata che in Italia è molto e molto ancora diciamo in crescita, ma sicuramente non è che è così sviluppata come altrove. Dunque, devo dire che sul fatto che diamo la priorità alla
allo sviluppo naturale della matematica, nel senso che ci sono degli assiomi, poi ci sono delle osservazioni sperimentali che portano a congetturare un teorema e poi a dimostrarlo, e ci sono i problemi, e non è soltanto quindi il passaggio dal teorema alla sua dimostrazione. Quello lì è un passaggio fondamentale, abbiamo anche articolato la possibilità di non fare la dimostrazione, però poi viene il dopo è l'esercitazione, il problem solving, su cui occupiamoci uno spazio particolare. Quindi diciamo che pur di metterci un attimo d'accordo su piccole sottigliezze, stiamo dicendo la stessa cosa. Complimenti per la bellissima discussione di stasera, che ha tirato fuori un sacco di spunti. Mi viene questa riflessione e volevo sapere che te ne pensavi. Cioè, in pratica noi facciamo uno sforzo enorme a far amare la matematica. L'abbiamo visto come è stato duro portare a far risalire il numero degli iscritti nella matematica, ma nelle altre scienze potremmo dire hard, no? Però in qualche modo noi non affrontiamo forse il problema alla radice. La formazione, la logica si forma nella scuola primaria, e nella scuola primaria è là che viene l'avversione alla logica. Tanti bambini non sanno nemmeno che cos'è la logica, come si imposta il problema delle mele, la vendita, il ricavo, lo tirano fuori semplicemente con un meccanismo automatico, d'accordo? Allora la domanda, che si aprirebbe una discussione enorme, direbbe: ma noi non possiamo interessarci forse della scuola primaria, forse noi, tu hai parlato di interventi sulla scuola media, rapporti con la scuola media inferiore, scuola media superiore, ma a volte il danno lì è già fatto. Il punto è che noi non prepariamo, sforniamo matematici, sforniamo chimici, sforniamo fisici, ma non li prepariamo a diventare docenti. Cioè il concetto è diverso, cioè cosa c'è? Noi non abbiamo ancora la laurea per poter insegnare la scienza, d'accordo? O per poter insegnare la matematica, che ci vorrebbero secondo me 2 o 3 anni aggiuntivi dopo la laurea in matematica, dire: guarda, tu dove vai a insegnare matematica? Devi imparare queste cose. Lasciamo un po' all'esperienza del docente, al docente più vecchio che insegna, al docente più giovane, al tirocinio, ma non credo che siano azioni organizzate, e necessariamente organizzate come dovrebbero essere fatte a livello nazionale per poter fare quel salto di qualità. E io ti parlo perché conosco la scuola ai vari livelli e ti dico che il danno si fa alle scuole primarie, si protrae, se ne recuperano pochi alle scuole medie, dopodiché il danno è fatto, odiano la matematica come odiano la scienza e le altre cose. Che ne pensi di questo? Forse ho detto delle cose. No, per carità, io penso che la scuola elementare funzioni, la nostra scuola elementare, e viene verificato a tutti i livelli, anche nelle prove invalsi, eccetera. E diciamo, pretendere che già la logica sia prevalente nelle elementari, secondo me è un po' troppo. Alle scuole medie le cose dovrebbero andare meglio, e credo che da ora andranno meglio, perché per insegnare matematica e scienze nelle scuole medie, ormai sono tanti anni, bastava la laurea in scienze biologiche o in scienze naturali, capite bene, un esamuccio di matematica e poi una scelta, se volete, fatta un po' per ripiego, no, di andare a insegnare, non ha certo giovato alla nostra causa. Però adesso finalmente ci sono i crediti, e quindi per poter insegnare matematica e scienze nelle medie, quindi sono ottimista, bisogna avere 20-25 crediti di matematica, alcuni dicono di più, e 20-25 metri di materie scientifiche. Quindi c'è anche un pareggiamento, che poi il laureato in matematica deve insegnare la geologia o la zoologia, neanche andava bene. Tanto è vero che, ripeto, alle scuole medie non si trova un laureato in matematica, quasi non si trova, sono tutti laureati in scienze biologiche. Adesso le cose andranno meglio, quindi diciamo che ho cercato di un po' venire incontro al tuo punto di vista con un pizzico di ottimismo. Rinunzio all'intervento. Mi sono fatto dare treno domani mattina. Volevo chiedere, ma mi riferisco all'esempio della sempre possibile divisione di 10, di 100, di 1000 in due numeri primi. E a questo proposito volevo chiedere, ma i matematici sono popperiani? Perché Popper diceva che si può
La differenza tra matematici e fisici ha a che fare con Popper, perché Popper diceva che non si può mai definitivamente affermare una proposizione, si può solo falsificare, quindi lui era falsificazionista, perché io non posso dire se ho visto 100 cigni bianchi, tutti i cigni sono bianchi, perché ne potrà capitare, e infatti poi è capitato, di trovarne uno nero, il che mi falsifica una proposizione che generalizza l'idea che tutti i cigni sono bianchi. Così tu dicevi, noi non diciamo, quindi questa legge è universalmente valida, mentre i fisici l'accetterebbero. Allora i matematici sono popperiani. La cosa strana però, se lo sono, è che la falsificazione di Popper deriva da un'osservazione di un fatto che si tocca, cioè il cigno nero. Invece la possibile falsificazione di cui tu parli, quella che ti impedisce di ricavare una legge generale, ha a che fare con concetti astratti. Quindi volevo capire come funziona questa cosa. Non è la prima volta che, lavorando con concetti astratti, sono state risolte delle congetture che sembravano intrattabili. L'ultima è la congettura di quella che è fatta da Perelman, la congettura quella di Poincaré, la congettura di Poincaré. Anche lì tu vedevi che c'era una marea di cigni bianchi e non si sembrava possibile che ce ne fosse uno nero, e invece poi è stato trovato. Il problema sta nell'infinito e nel finito. Ora non so, purtroppo io Popper non ho mai avuto il tempo di guardarlo e lo guarderò, ma credo che il punto di vista del matematico sia sempre impostato su concetti di infinito, e per cui può succedere che due insiemi siano infiniti ma in modo diverso addirittura. Ecco, c'è questa astrattezza della matematica che le consente poi di arrivare a dei controesempi, oppure di arrivare alla dimostrazione del teorema senza vie intermedie, senza dubbio. Tu chiami falsificazione, noi la chiamiamo controesempio al lato positivo, ma è la stessa cosa. Ci sta Arturo, faccio la valletta. Carlo, io recentemente ho letto il discorso di Pitagora sulla necessità di essere vegetariani, e nell'ultimo libro delle Metamorfosi di Ovidio lui fa un discorso sul perché non bisogna sottrarre l'anima agli esseri viventi. E quindi, però, avevo una certezza, che era il teorema di Pitagora. Ora, nel momento in cui la dimostrazione della macchina con l'acqua, cioè ti chiedo se io devo insegnare, o se oggi un docente di matematica presenta in classe il teorema di Pitagora, che fa? Parte dalla macchina e che ti dimostra che ci sono quei due triangolini d'acqua, e quindi che Pitagora, ti ripeto, per me era una di quelle certezze assolutamente, insomma, quelle su cui uno si fonda senza proprio più dimostrare, più discutere, oppure come si comporta, insomma. Allora ti dico subito, è una bellissima domanda che mi ha fatto Arturo. Il teorema di Pitagora, quello lì della geometria normale, è vero, anzi devo dire la dimostrazione si fa molto bene se il triangolo, oltre che essere un triangolo rettangolo, è anche isoscele, e allora basta guardare un pavimento e ci si accorge subito del funzionamento. Viceversa, il teorema di Pitagora, che è vero sempre, c'ha la sua dimostrazione, anzi c'è un libro, Margherita me l'ha mostrato, con 350 dimostrazioni diverse del teorema di Pitagora, non quello degli ingegneri, ma quello di Pitagora dei matematici, è un teorema inaspettato. Molte volte, potete immaginare, mi è capitato nella carriera di amici che mi hanno detto, guarda, a me sembra che mio figlio sia fortissimo in matematica, dimmi com'è. Veniva questo ragazzino e mi faceva sottrazioni a mente a tre cifre, sottrazioni a mente di numeri a tre cifre, anche a quattro cifre.
calcoli velocissimi e poi io arrivavo al punto dolente. Gli mettevo davanti il teorema di Pitagora, gli facevo pure disegnare, non solo il triangolo, ma c'erano anche i tre quadrati, dicevo, cosa vedi? Non mi è mai capitato, eppure ne ho avuti di genietti, uno che dicesse l'area di quel quadrato è, la sua, è un miracolo, salvo, ripeto, che non sia il caso particolare, che sono triangoli, rettangoli, isosceli, a quel punto uno ce la fa ad arrivare. Quindi è un teorema assolutamente imprevedibile, sicuramente Pitagora l'avrà dimostrato nel caso che ho detto semplicissimo, no? Questo qui, che è il teorema di Pitagora per gli ingegneri, è semplicemente un modo per far vedere che siccome nella realtà non si possono realizzare i triangoli della nostra astrazione, necessariamente vengono degli intoppi, ma questo non fa diminuire il bel ruolo che può avere il teorema di Pitagora degli ingegneri, perché la domanda è, mi dici di quanto? Cioè, se io ho tre spessori, epsilon con 1, epsilon con 2, epsilon con 3, può capitare che una volta avanza in un senso e una volta avanza... Cioè, ti vai a fare una ricerca, che io ho fatto fare un laureando, da cui vedi che la matematica si sviluppa anche attraverso gli incidenti. Poi penso per spezzare una lancia fuori degli ingegneri, perché anche questo devo fare, devo dire che la differenza tra il matematico e l'ingegnere è proprio di risolvere i casi in cui c'è lo spessore. Quindi altrimenti non servirebbero gli ingegneri, basterebbero solamente i matematici. Quindi, no, i palazzi senza spessore non si possono fare. Ci sono altri due, poi dopo ti voglio chiedere. Prego. Lei ha detto che il 45% delle aule italiane ora hanno la LIM, e io questa cosa l'ho vista che sono da 3 anni al liceo, ho visto che in questi 3 anni hanno implementato le LIM in quasi tutte le classi. Però comunque le professoresse, alla fine, quando usano la LIM, la usano solamente per sostituire il cartaceo e non per migliorare l'utilizzo che si può fare nella didattica. Cioè, se si vuole scrivere un testo, scrivo su cartaceo, scrivono sulla LIM. Oppure l'unica cosa per cui la usano, che non può essere fatto cartaceo, è per vedere un video. E quindi, secondo lei, come si potrebbe usare la LIM al meglio delle sue potenzialità, che non si può usare col cartaceo? Allora, stiamo entrando nella scuola, Federico II, nella scuola, Orizzonti Matematici nella scuola, proprio per vedere insieme agli insegnanti cosa si può fare nella direzione di questo che tu hai individuato, giustamente nel tuo caso particolare, ma che avevo anche segnalato un pochettino nel mio. Cioè c'è molto da lavorare in questa direzione. Siamo qua. Senti Carlo, quest'anno a me è capitata una cosa piuttosto singolare, devo dire grazie a Piero Salatino. Cioè Piero Salatino ha lanciato i tutor. Il terzo inferiore dei nostri studenti ha mostrato gravi difficoltà su una cosa molto semplice, la descrizione del fenomeno dimostrativo. Quello che hanno chiesto ai tutor giovani, non ai tutor anziani, non ai tutor di tipo B, ai dottorandi, ma ai tutor di tipo A, studenti. Cioè gli studenti di magistrato, avevano confidenza, se la sentivano di scoprirsi, hanno chiesto essenzialmente di ripercorrere i passi dell'idea di dimostrazione. Non è che questo è il quarto che si perde? E come si potrebbe intervenire su questo punto? Dunque, allora abbiamo detto le dimostrazioni, cerchiamo di farne poche, però cerchiamo di farle. Quelle semplici, fatte bene, fatte passo passo. Quelle per assurdo, per far sì che i ragazzi capiscano l'importanza della negazione di una proposizione. Secondo me il punto cruciale è quello. Perché dimostrare che un fatto A implica un fatto B è un conto. Dimostrare però anche che non lo implica è un altro conto importante. E anche lì noi stiamo lavorando su questo e riconosco effettivamente quanto debba essere difficile per un ragazzino, è stato difficile anche per noi, per me, per te, che siamo stati insomma abbastanza dentro la matematica, quindi immagino come il livello di... L'errore secondo me è quello di non dare quello spazio giusto che devono avere l'assioma, il teorema, la proposizione, il problema nell'ambito del discorso. Poi una volta che tu fai la dimostrazione, se tu la riesci a ridurre, come credo sia sempre possibile, a difficoltà sempre più piccoline, alla fine si capisce. Una replica. Senti, a proposito del teorema di Pitagora per ingegneri, no?
Volevo sapere, per caso è stato fatto l'esperimento di assottigliare gli spessori? Perché a quel punto si ha la risposta pure a De Vivo, no? Cioè nel senso che il teorema di Pitagora è un caso limite, quello perfetto. Certo, è un caso limite, certo. Certo. Ecco, dico, in queste animazioni ce ne sono alcune in cui si riducono i pezzettini che rimangono fuori assottigliando gli spessori? C'è un filmato di questo tipo? Nella prima animazione, sì, quella lì azzurrina che abbiamo mostrato, non c'è nessuno spessore. Quella è perfetta. Quella è perfetta. È teorica, nella pratica. Sì, cioè, appunto... effettivamente, tanto è vero che i tecnici Città della Scienza che dovevano realizzare questo, dice, questo teorema non ne ho vera. Però noi riusciremo a farlo funzionare. E cioè esattamente come dici tu, cioè usando, diminuendo l'errore, viene diminuito anche l'effetto. A questo non punto si vede più, ma c'è. A questo punto posso fare un commento per De Vivo. È il mito della caverna, Tu conosci attraverso le ombre. Esatto. Questo è. Esatto. Un'ultima osservazione, riprendiamo una discussione che già abbiamo fatta, no? Quella sulla questione del dividere il segmento. Sì. Nella presentazione degli studenti americani c'è un problema logico molto importante, cioè l'induzione. Nella divisione di Euclide in realtà si fa senza induzione. Ora l'induzione, tutto sommato, è messa a punto molto tardi, cioè Euclide lo fa nel 500 a.C. Certo. Induzione praticamente con Maurolico, cioè nel 1600 dopo Cristo, sono 2000 anni di tempo, quindi qual è lo strumento? Sì, però tu sai la mia opinione. Sono d'accordo, conosco la tua opinione. Però tieni presente che abbiamo fatto mettere il principio di induzione nei curricoli dei ragazzi delle scuole superiori italiane. C'è il principio di induzione, perché siamo accorti che nelle Olimpiadi veniva utilizzato e quindi noi eravamo rimasti indietro, quindi messo il principio di induzione. Penso che possiamo concludere. Grazie e buonasera a tutti. Grazie mille. Allora, questo lo lascio, poi qui bisognerebbe togliere questa chiavetta, non so come si fa. Guido carissimo.